Le antiche cucine della palazzina di caccia di Stupinigi ospitano fino al 7 gennaio la vita e gli scatti di Lee Miller, che fu bellissima modella, cuoca estrosa, coraggiosa corrispondente di guerra per Vogue, fotografa eccelsa. La mostra ripercorre la vicenda umana e professionale di una donna formatasi alla fine degli anni 20 a Parigi, respirando l'atmosfera del surrealismo. Si parte appunto dal lavoro in studio a Parigi, si passa a quello legato al mondo della moda a New York, alle nature morte, ai paesaggi dell'Egitto. Lee Miller fotografò gli intellettuali e artisti più famosi della sua epoca. In mostra anche e soprattutto immagini di guerra, l'orrore dei campi di concentramento, la famosa foto nella vasca da bagno di Hitler nel Nido delle Aquile a Berchtesgaden. Beh, con questa mostra Stupinigi si conferma come un polo culturale di rilevanza non nazionale, internazionale. Direi proprio di sì, e tra l'altro una grande donna, poco conosciuta alla massa, ma assolutamente protagonista indiscussa del Novecento, con la sua forza e il suo carisma che va dal surrealismo e sfocia poi in un'attualità direi veramente disarmante. Una donna che ha fatto la storia della fotografia e ha fotografato la storia, momenti importanti della storia, soprattutto Seconda Guerra Mondiale. Esatto, lei inventa molte tecniche anche proprio scientifiche insieme a Man Ray, che è un po' il capostipite del surrealismo, come per esempio la tecnica della solarizzazione, e fotografa in tutta la sua vita diversi momenti, diverse tematiche e scenari, come si vede appunto a Stupinigi. Il momento in cui lei è modella e lavora per tante riviste importanti come per esempio Vogue, ma non si accontenta, non vuole essere modella, ma vuole passare dall'altra parte della macchina fotografica e iniziare a scattare. Quindi tutte le foto con i personaggi, chiamiamoli VIP del jet set culturale del tempo, come per esempio Pablo Picasso, o una foto molto simpatica di Charlie Chaplin con un grande candelabro in testa, gli scenari bellissimi soprattutto del suo periodo in Egitto, e infine la guerra. Ci saranno degli scatti veramente molto forti, e anche per questo motivo abbiamo deciso di portare a bordo come partner sociale Emergency, anche proprio per schierarci contro tutte quelle che sono le brutture della guerra.